Benedetto XVI è l'unione praticamente fra il mio cognome e Papa Benedetto XVI. Sono nato e cresciuto a Olginate, un piccolo paese, però mi considero un cittadino del mondo. Noi abbiamo una guerra in corso in Italia, dove ogni giorno per strade di merda muoiono più di 10 persone, senza contare i feriti, perché muoiono. Benedetto, sono in un paese del Baden-Württemberg, nella Germania del Sud. Sono fuori dalla scuola per i bambini, Kinderschule. Come potete vedere, l'entrata della scuola, tutto pulito, tutto preciso. Vieni qua che sono incazzato nero. C'è qui uno spanda, cioè ci sono burroni e saranno alti 20 metri, no? Cioè, ma ti rendi conto? Ma questi qua sono i paraurti per cosa? Per le auto piteche, per le auto nano piteci. Piteci dopo. Cioè, in Lombardia, l'eccellenza, siamo come la Baviera, se domani sei come la Baviera. Perché qui in Germania tutti i tompini li devono fare così a livello? Ma avete rotto il cazzo, avete rotto il cazzo! Dovete spendere i soldi per le cose giuste, strade, sicurezza, ponti! Non per le puttanate! Cioè, guarda che roba che hanno fatto! Posso già immaginarmi chi è stato! Qualche ragazzino di teco, che non ha rispetto del proprio territorio! Dov'è la colpa? Di chi è la colpa? Dei genitori, che hanno dei figli di merda! Tu lo sai che appena passi la dogana di Procida, in Svizzera Italia, il primo cartello che trovi è attenzione buche. Eccola qui la maggior causa delle morti in Italia, le buche. Allora, Pino, come va? Tutto bene? Sei appena tornato dal concerto? Un altro come me che è incazzato come un animale, proprio. Io sono incazzato peggio di lui. Niente, allora, Pino, io volevo chiederti una cosa. Allora, prima di tutto, com'è questa storia qui? Che in Germania, con degli stipendi più alti, i prezzi, tutte le cose, alimentari, compagnia varia, anche italiani, costano molto di meno. È il discorso che in Germania c'è una dignità di una popolazione e una dignità di una politica. Lì se ti beccano a rubare, se ti beccano, che ne so io, che hai fatto qualche inciuccio, lì come minimo ti sbattono in galera, come minimo. Qua in Italia in politica abbiamo gente indagata, condannata, questo è il paese dei balocchi, è il paese degli stronzi questo. Io non ho bisogno di essere convocato dai politici, dalla politica. Sono loro che mi guardano, sono loro che, tra virgolette, mi temono. Io porto le soluzioni, lo faccio vedere da una vita le soluzioni. Il problema è che in Italia molte volte non sanno copiare. L'odio crea competizione. Io sono un Benedetto e me ne fotto.